Stolliner è un fotografo professionista di grande esperienza, grande capacità di suscitare emozioni. Emozioni che si associano benissimo con il prodotto Leica. Leica non è soltanto un oggetto, chiaramente, ma è anche passione, storia, qualcosa che evoca veramente l'anima. Lascio la parola a Mark e buon lavoro e buon divertimento. Ciao ragazzi, benvenuti, buongiorno. Grazie di essere qua e grazie agli on camera. Vi darò delle informazioni tecniche sui settaggi iniziali, ok? Vi farò vedere, vi darò alcune dritte, insomma, per andare fuori, magari migliorare fin da subito la vostra fotografia. Andremo fuori un pochino, staremo un pochino insieme, avrete un po' di tempo per andare in giro da soli, per fare delle immagini, torneremo qua e vedremo tre immagini a testa e le commenteremo insieme. Quindi da oggi, ragazzi, non avete più scuse, perché qualsiasi foto, dalla prima foto scattata nel 1800 e qualche cosa ad oggi, tutto quanto è fatto da questo. Altro non c'è. Oggi vedremo come impostare la macchina e come poi andare in giro a fare le foto. La differenza la fa quello che voi vivete in quel momento. Io non sono lì solo per fotografare. Io sono là perché voglio essere lì. Quindi tutte le cose, che sono solamente tre, le sistemo prima. Quello che voi fate durante il momento in cui scattate deve essere qualcosa di istintivo, ok? Qualcosa che voi fate senza pensare, d'accordo? Alle cose tecniche ci dovete pensare un attimino prima. Ho messo 1600, ho tenuto il diaframma tutto aperto, diaframma 2 e il tempo di conseguenza. Faccio semplicemente una roba del genere. Clic. Guardo l'istogramma e da quel momento in poi non ci penso più. Ho fissato i tre unici parametri, cioè l'ISO l'ho pensato prima, il diaframma l'ho pensato prima, cioè da quel momento lì in poi mi concentro sul soggetto, da quel momento in poi comincio ad autografare. Allora vi accorgete di lui che fa quella faccia, ok? Allora vi accorgete di questo qui e lo beccate nel momento in cui guarda dall'altra parte, perché dovete pensare solo a quella cosa lì. Tra l'altro, una cosa che faccio spesso è questa. Vedete dov'è il mirino? Se voi fotografate col destro, o l'altro, potete tenere aperto. E guardate se qualcosa entra o esce in macchina. Conoscete questo signore? Questo è un fotografo di guerra. Fotografava in mezzo alle bombe, alle robe, eccetera. Diceva, come fai a fare certe foto? Dicevano, guarda, metti diaframma 8, devi essere là. Ok. Allora, come funziona questa tecnica? Questa tecnica è interessantissima, si chiama iperfocale. Qua lo potete vedere facilmente, questo è un 35 mm chiuso a f16, se voi mettete a fuoco su infinito, avete a fuoco, vedete, questo è il 16, da 2,5 metri a infinito. Posso facilmente spostare questo infinito su 16 e recuperarmi un sacco di metri. Questa è stata scattata così. Oppure utilizzo il contrario, ecco, provate se avete voglia, a tutta apertura, per avere lo sfocato dietro. Anni e due giorni. Gli ho dato in mano questa macchina qua, ok? L'ho messa in iperfocale, quindi ho fatto quello che vi ho detto fino adesso. Cioè, gli ho messo diaframma 8, messa a fuoco sui 2 metri, ok? Ho lasciato la macchina in A, ok? E gli ho dato una macchinina. Opsi! Questa è la foto. No.